Ciao, sono Simone Brancozzi, consulente aziendale. Intanto buon anno a tutti e che sia un 2016 strepitoso per tutti quanti voi. Oggi vi voglio introdurre questo argomento con una domanda che penso qualcuno può ritenere banale. Qual è il lavoro dell'imprenditore? Cioè, cosa fa un imprenditore? La risposta che ognuno di voi dovrebbe darsi è di analizzare le sue attività che compie dalle 7 del mattino fino anche alle 10, perché un imprenditore normalmente lavora moltissime ore. Ma all'interno di questo orario così gravoso e così impegnativo, quante sono le ore dedicate veramente a fare l'imprenditore? E quindi che cosa significa fare veramente l'imprenditore? Fare l'imprenditore significa controllare la propria azienda e pensare al futuro della sua azienda. Queste sono le attività che deve fare l'imprenditore. Controllare la sua azienda e pensare al futuro della sua azienda. Quindi l'invito che voglio farvi è di vedere se tu, che sei un imprenditore, o tu, se fossi un professionista che hai dei clienti imprenditori, è di analizzare all'interno del vostro, come direbbero gli americani, time sheet, cioè il vostro report di ore lavorate, quante ore dedicate al controllo e al futuro dell'impresa. Io sono convinto che mediamente, adesso senza voler essere un fagilone e voler fare delle cose, sono convinto che difficilmente, mediamente, si dedica più di un'ora a settimana al controllo e alla programmazione del futuro. E quindi vorrei concludere dicendo che chi non controlla, chi non pensa al futuro della sua azienda, non fa l'imprenditore, fa l'operaio. Quindi bisogna fare una grande distinzione fra imprenditori che fanno gli imprenditori e imprenditori che fanno gli operai, cioè che lavorano per conto della loro azienda, pensando di fare l'imprenditore, ma in realtà non lo stanno facendo perché non si occupano del controllo e del futuro. Molti mi potranno dire, sì, ma noi facciamo delle riunioni in azienda. Delle riunioni su cosa? Bene che va, avrete sopra la vostra scrivania, avrete i dati di bilancio e, come ho detto più volte nei miei video, i dati di bilancio sono i dati morti, che si riferiscono a cose passate, che non hanno nessuna influenza per il futuro. I dati che sono riportati nel bilancio, costi e ricavi soprattutto, dipendono dai fatti quotidiani, dalle azioni quotidiane, da quante telefonate, da quanti problemi in produzione hai risolto, da quanto hai fatto per creare nuovi contatti, da azioni. E quindi nelle riunioni non puoi parlare di numeri morti, non puoi parlare di ciò che è stato, non puoi esternare il tuo malumore, non puoi arrabbiarti con i tuoi collaboratori, non puoi fare chiacchiere. Le riunioni sono soltanto chiacchiere. E sai come va a finire? Proprio perché si dice, ma le riunioni si fa soltanto chiacchiere, non si conclude nulla, allora non le facciamo più. E le cose peggiorano ancora. E tu continui a fare sempre di più l'operaio, eccetera, eccetera. Allora qual è l'invito che ti voglio portare? È che bisogna iniziare a guardare l'impresa sotto o con occhi diversi. Bisogna sapere intanto andare a guardare e bisogna sapere cosa guardare per controllare e per programmare l'azienda. Gli americani hanno inventato un acronimo che si chiama KPI, Key Performance Indicator, cioè indicatori di performance. Non sono chiacchiere, non sono dei numeri riferiti a dei bilanci, ma sono azioni. E quindi nella riunione noi parliamo del KPI. Se tu avevi la responsabilità di portare a casa 80 preventivi e ne portarli 40, ci mettiamo seduti e parliamo del perché non hai portato 40 preventivi. Non parliamo del sesso degli altri, ma ci parliamo proprio. Se dovevi fare 70 telefonate, ci mettiamo a parlare perché ne hai fatte 35 e non 70. Cioè, il Key Performance Indicator elimina l'alibi, elimina la possibilità che i nostri collaboratori ci dicano non l'ho potuto fare, non c'è stato tempo, qualcuno me l'ha impedito, eccetera, eccetera. È un modo completamente diverso di gestire l'azienda. L'azienda viene gestita
nel controllo delle azioni, e si fa tramite i performance indicator che sono creati in base alla mappa strategica. Quindi ogni azienda dovrebbe avere una sua mappa strategica, cioè cosa devo fare per poter guadagnare dei soldi? Domanda: cosa deve fare la tua azienda per guadagnare dei soldi? La sapete la risposta? Se è no, bisogna chiudere l'azienda. Se è sì, bisogna. Quindi se io so cosa devo fare per guadagnare, e quindi so dove mettere i piedi, so dove mettere le mani, devo mettere un KPI in ogni posto dove devo mettere il piede, controllo se il piede ci è stato messo e do la responsabilità di quel indicatore a un mio collaboratore. Quindi c'è stato messo il piede? Sì, bene, andiamo avanti e pensiamo all'altro step. Non c'è stato messo il piede perché? Chiamiamo il responsabile e vediamo, hai dei problemi? Vediamo quali sono i problemi. Se non riesci per tanti motivi, magari potremmo intervenire con una sessione di formazione, magari potremmo chiamare un consulente esterno, eccetera, eccetera. Quindi il KPI diventa l'elemento centrale, ma chiaramente tu da solo non potrai essere in grado di analizzare e di determinare quali sono tutti i KPI necessari al tuo aziende. Hai bisogno di un consulente. Oppure, una cosa molto più semplice, potresti venire a Fano nel nostro incontro che si terrà il 28 e 29 gennaio al Targ Hotel, dove ho organizzato un corso per professionisti. Quindi se sei un professionista puoi portare ai tuoi clienti quello che apprenderai, se sei un imprenditore invece potrai capire subito come poter fare l'imprenditore e smetterla di fare l'operaio. L'evento è sui 12 pilastri aziendali, cioè le 12 cose che necessariamente bisogna fare in azienda, e ti spiegherò quali sono i KPI per controllare che queste 12 cose vengono fatte, perché non basta saperlo quali sono le 12 cose da fare in azienda, bisogna controllare che vengano fatte, e poi una volta che sono fatte bisogna mettere degli obiettivi più ambiziosi, eccetera, eccetera. Quindi compila qui sotto la form, se vuoi informarti troverai tutte le indicazioni. È un'offerta all inclusive, nel senso che oltre alla formazione avrai anche il vitto e l'alloggio tutto compreso. Con l'offerta potrai portare anche un tuo amico, un tuo collega, un tuo dipendente, chi vuoi, pagherà uno solo dei due, avrai la wifi gratuita, il garage gratuito. Potrai stare quindi tranquillamente per questi due giorni, inizieremo giovedì intorno alle 11, finiremo il venerdì intorno alle 18 e saremo concentrati interamente su questa risposta. Qual è il lavoro dell'imprenditore? L'imprenditore controlla e l'imprenditore pensa al futuro della sua azienda, l'imprenditore non fa l'operaio della sua azienda. Se vuoi capire come fare, 28 e 29 gennaio 2016, Targ Hotel Fano, 12 pilastri aziendali. Qui sotto trovi tutte quante le indicazioni. Un caro saluto, arrivederci da Simone Brancozzi.